Benvenuto a questo breve tutorial sulla modellazione di una Fiat Nuova 500, modello del 1965. Si tratta della realizzazione in reverse engineering del modello di stile, quindi soltanto la parte della carrozzeria senza curare la meccanica e la parte motoristica della vettura. È stato usato per la modellazione Rhinoceros e il modulo di rendering V-Ray for Rhino. Il primo aspetto riguarda la ricerca su alcune informazioni relative al modello. Il modello che stiamo proponendo ora è in realtà del 1954, da un'idea di Hans-Peter Bauhoff della Deutsche Fiat tedesca, che inviò a Dante Giacosa un modello di una piccola vettura a due posti con la parte posteriore molto inclinata. Era una specie di maggiolino Volkswagen ancora più ridotto, e in Fiat non venne accettato perché avevano in programmazione per il 1955 il lancio della Fiat 600, già una vettura abbastanza economica e con un motore da 600 centimetri cubici raffreddato ad acqua. Dante Giacosa non abbandonò l'idea, ma si ripropose poi di sviluppare la vettura con un motore da 500 centimetri cubi raffreddato ad aria e nacque poi nel 1957, quando ormai il mercato era già pronto, una vettura ancora più piccola della 600, alla nuova 500, nuova rispetto alla 500 del 1936, cosiddetta Topolino, progettata sempre da Dante Giacosa. Ecco, la parte successiva è quella della ricerca di alcune immagini. Io qui ne ho messe poche, ma in realtà, ripeto, la ricerca viene su un'ampia serie di immagini per avere particolari, vedere come sono fatti i raccordi tra le varie superfici, le misure e quant'altro. Ho messo anche un colore simile a quello che poi verrà utilizzato nel rendering. Questa è la vettura già del 1965, con le portiere ad apertura in favore di vento e non controvento, come il primo modello messo in commercio. La seconda ricerca riguarderà poi le blueprints o le background di sfondo che andremo ad utilizzare come riferimento per la realizzazione delle curve. Le curve da principio vengono realizzate in 2D, quindi parto ad esempio dalla vista superiore, prenderò la linea di cintura, prenderò le altre linee di contorno della vettura alle varie quote, però risulteranno tutte sul piano di costruzione C. Quando andrò a guardare la vista frontale, dove avrò messo la stessa immagine nella stessa scala, in scala 1 a 1, della vettura, andrò a cambiare la quota e la forma anche delle curve che ho ricavato in prima immagine per avere una curva in tre dimensioni. L'ottimizzazione della curva e quindi l'eliminazione del massimo numero di punti di controllo possibile e mantenendo un grado della curva da 3, massimo 5, ci aiuterà poi a realizzare delle superfici abbastanza pulite da poter essere poi raccordate con il comando Match Surface in condizioni di tangenza e poi successivamente in condizioni di continuità di curvatura. Sulla rete trovate tantissimi poi disegni, quindi in 2D ma anche in 3D, che vi aiuteranno ancora di più a entrare nel modello, a capire esattamente come è fatto, quali sono i suoi punti caratteristici e come semplificare la forma per ottenere le curve di partenza. Una buona scelta delle curve sarà quella che vi darà una buona modellazione finale dell'oggetto. Questa è la vista superiore, qui ormai ci sono già le curve che io ho realizzato anche servendomi delle altre due viste, quindi le linee di forma che vengono tratte dalla vista superiore, ripeto, poi andranno messe nella vista frontale, e nella vista frontale posizionate alle varie altezze, in modo tale da avere poi una curva che non è più in due dimensioni, ma a quel punto diventa una curva in tre dimensioni.
Il tutto avverrà attraverso la modifica della posizione dei punti di controllo. L'analisi del grafico di curvatura, quindi da analyze curve, e poi cercate il diagramma proprio della curvature graph, vi darà un po' un'idea anche di quello che è l'andamento per l'ottimizzazione della curva stessa. Quindi dalle tre viste andate a trarre fuori un maggior numero di curve possibili per ogni superficie che andrete poi a unire e a formare le polisuperfici. Il risultato di questo lavoro sarà una modellazione del guscio d'insieme della vettura, nella quale poi andrete a ricavare con lo splitting le varie aperture, le porte, le finestrature. Andrete a realizzare le guarnizioni di tenuta dei vetri, i particolari, e poi realizzare le ruote, i copertoni, i cerchioni, le placche copriruote, eccetera. Tutti i vari particolari, dopo uno li va ad aggiungere, realizzando il modello poi più, realistico possibile. Ecco, questa è la vista ottenuta con Rhino. Per quanto riguarda, scusate, il turntable camera, andiamo perché non par facciamolo partire. È una rotazione a 360 gradi della vista Arctic, realizzato quindi una volta realizzato il modello 3D. I materiali li potete già immaginare, pensare e applicare in questa vista, però non ci sono i materiali perché altrimenti con i materiali questo tipo di rotazione, in realtà è l'osservatore che ruota intorno all'oggetto, sarebbe abbastanza lenta e laboriosa. Mentre così, come vedete, un'immagine velocissima. Quindi un video che viene fatto in tempo reale. Quindi è immediata. Bene, passiamo alla parte di renderizzazione. La prima renderizzazione è quella in wireframe, come quella che vedete in questa immagine, con le isocurve nascoste. La seconda sarà poi una vista di tipo artistic view. Quindi in cui viene simulata una carta a una grana piuttosto grossa, le ombre non vengono visualizzate le linee nascoste, quindi un disegno molto vicino a uno sketching realizzato su carta. La terza immagine con la stessa vista è quella Arctic, quindi senza i materiali. Con le ombre diffuse come se fosse una luce, una domlight di luce bianca. E poi infine la parte di renderizzazione con V-Ray for Rhino e una domlight di sfondo. In questo caso si tratta della vista degli Uffizi. È un'immagine di non altissima risoluzione, ma sufficiente per avere un buon effetto 3D. La vettura è su un piano d'appoggio al quale viene applicata come environment la stessa immagine 3D, quindi la stessa HDRI, andando quindi in continuità a simulare l'ambiente tridimensionale. Nel modello, come vedete, non sono stati curati ancora i particolari, non c'è la luce, i fari non sono ancora resi in maniera realistica, non c'è il cielo all'interno della vettura, così come lo stemma della Fiat di fronte. Per il resto, diciamo, la carrozzeria è abbastanza completa. L'ultima immagine renderizzata, sempre agli Uffizi dalla vista posteriore in questo caso, per visualizzare l'effetto del rendering, dove anche nella vettura vedete riflessi le luci e le ombre del paesaggio circostante, la luce è data dall'immagine HDRI e non è stato aggiunto alcun pannello di luce rettangolare o spotlight.
Bene, questo è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. Al prossimo video su Prof. Attack.